fare i conti con l'ambiente, seconda giornata, siamo alla web conference New Indicators for a Better World. È un gradito ritorno quello del professor Giorgio Giacomelli da Bologna, è nostro amico, partner, simpatizzante. Ecco, oggi parliamo di indicatori, ma vogliamo parlare anche delle innovazioni, di quello che è successo in questo anno? Sì, io ho aggiunto all'inizio, perché gli indicatori sono una cosa, ma quello che succede è più importante, ma con molte conseguenze tecniche, molte conseguenze di posti di lavoro, eccetera. Allora, gli Stati Uniti hanno prodotto il 40% in più nell'anno scorso di gas di quello che producevano prima. È gas che viene da scisti bituminosi, e anche il 29% in più di petrolio, e quindi diminuiscono fortemente le loro importazioni di questi due sorgenti di energia. E naturalmente questo provoca delle conseguenze. La prima conseguenza è un grosso aumento di posti di lavoro, sono 600.000 i nuovi posti di lavoro. Poi c'è l'indotto, e si pensa che in quest'anno arriveranno a 1 milione di posti di lavoro nuovi rispetto al passato. Quindi secondo me questo è molto importante da tenersi presente, e avrà sicuramente delle conseguenze anche da noi, anche in Italia. In particolare l'Italia ha molti scisti bituminosi che possono produrre petrolio, in particolare attorno alla Sicilia. Ma tutte le nazioni, tutte le regioni che stanno sul mare stanno mettendo delle leggi per non esplorare il mare, per non trovare nulla, senza dimenticando che con la tecnologia si risolve tutto. Quindi se si vuol fare qualcosa di nuovo bisogna usare tecnologia molto migliore rispetto a quella che abbiamo. Poi guardo la seconda parte, guardo alle statistiche europee, e uno pensa per esempio che negli ultimi anni dovrebbe essere cresciuta la criminalità, e per esempio le uccisioni di persone, e uno guarda le statistiche e dice che decresce. Vuol dire che la nostra comprensione è distorta da tutto quello che viene scritto nella stampa e detto nelle televisioni, eccetera. E dopo invece migliore l'Italia è la nazione che è più efficiente dal punto nel gruppo dei G8. Sorprendentemente è la più efficiente nello sfruttare sostanzialmente il petrolio, però soprattutto perché i nostri prezzi dell'energia sono troppo elevati, e questo gli dà una ragione di efficienza. Si sono salvate solamente quelle industrie che sono molto efficienti nel produrre energia, nel produrre, diciamo, dollari, prodotti di dollari per quantità di petrolio o di altre cose consumate. Queste sono le cose più importanti che direi che dico. E faccio la parte finale, faccio attenzione, dicevo attenzione, uno vuole, può volere tutto quanto quello che si può fare per migliorare il clima, per migliorare la condizione di vita, ma non può dimenticare il costo di certe cose, non può dimenticare che tutto si può migliorare migliorando la tecnologia. E questo qui, noi apparentemente in questo siamo indietro, però c'è una grossa speranza per il futuro, perché abbiamo ancora molte persone che sanno occuparsene bene di tutte queste cose.